Giungemmo, è il fine. O sacro Araldo, squilla. Non altra terra se non là, nell'aria, quella che in mezzo del brocchier vi brilla, o pezzeteri, errante e solitaria terra, inaccessa. Dall'ultima sponda, vedete là, mistofori di caria, l'ultimo fiume oceano senz'onda. O venuti dall'Emo del Carmelo, ecco, la terra sfuma e si profonda dentro la notte fulgida del cielo. Fiumane che passai, voi la foresta immota nella chiara acqua portate, portate il cupo mormorio che resta. Montagne che varcai, dopo varcate, sì grande spazio di su di voi non pare che maggior prima non invidiate. Azzurri come il cielo, come il mare, o monti o fiumi, era miglior pensiero ristare, non guardare oltre, sognare. Il sogno è l'infinita ombra del vero. Oh, più felice, quanto più cammino m'era dinanzi, quanto più cimenti, quanto più dubbi, quanto più destino. Adesso, quando divampava i venti notturni il campo con le mille schiere e i carri oscuri e gli infiniti armenti, Apella, quando nelle lunghe sere inseguivamo, o mio capo di toro, il sole che tra selve nere, sempre più lungi, ardea come un tesoro. Questo è l'amaro lamento che un grande poeta, Giovanni Pascoli, ha fatto pronunciare ad uno dei più grandi conquistatori della storia umana, giunto oramai alla fine delle terre da conquistare, fermo a rimirare in lacrime le acque dell'oceano o del fiume oceano che gli sbarrano il passo e pongono finalmente un limite alla sua gloria. Il nome del poema? Alexandros. Il nome del grande conquistatore? Alessandro, per l'appunto il grande. E ne rivedremo la gesta nel loro splendore e nella loro tragedia, grazie a Phil Commander Alexander. Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Vlog. Allora, un vlog che quest'oggi veramente parte in maniera assolutamente epica, perché epico un personaggio di cui noi dobbiamo andare a parlare quest'oggi, il personaggio di cui andiamo a parlare quest'oggi, però un personaggio storico, realmente esistito, anche se alcuni pezzi della sua biografia ogni tanto ci fanno dubitare che una persona del genere sia mai esistita. Però Alessandro di Macedonia, detto anche Alessandro il Grande, o meglio Alessandro Magno, è esistito e come. E noi di lui e delle sue gesta andiamo a parlare in questa serie di 3 episodi. Però prima di cominciare questa serie, io volevo fare un primo saluto molto particolare a 2 iscritti al nostro canale, che sono Nicola e Luca Tosi da Guasticce in Livorno. Li saluto perché è una storia che mi tocca particolarmente da vicino, perché sono papà e figlio che guardano questi episodi, giocano ai Wargames e fanno insieme questo percorso nel mondo del gioco di simulazione storico e della storia in generale. Come capite, vista la mia storia personale, è un, è un qualcosa che mi prende veramente da vicino e mi fa piacere salutarli. In particolare a Luca io auguro veramente un buon cammino, un buon proseguimento in questo suo viaggio di esplorazione del magnifico mondo, il bellissimo mondo del gioco di simulazione storico, dicendogli che vivrà tante avventure, scoprirà tante cose nuove e anche troverà molti amici lungo il suo cammino. Quindi gli auguro veramente buona fortuna per tutte le sue imprese simulate e non, che lo attendono nel proprio futuro. E quindi un caro saluto a tutti e due, sia a Nicola che a Luca. Adesso però andiamo, dopo questa premessa piccola ma molto importante per me, allora andiamo a parlare di quello che è il gioco di quest'oggi, ma soprattutto prima ancora, visto che stiamo parlando dell'introduzione, del personaggio che è al centro del gioco di cui parleremo dopo. Il personaggio, abbiamo detto, è Alessandro Magno. È un personaggio che ha, parlavamo di padre e figlio, beh, un rapporto bello problematico col padre, perché chi è il padre di Alessandro Magno? Il padre di Alessandro Magno è Filippo di Macedonia.
Macedonia, che cos'è? È un regno a nord della Grecia. Periodo storico, noi siamo nella Grecia del dopo guerra del Peloponneso. Atene e Sparta se le sono date di santa ragione. Tebe ha cercato di ottenere una propria supremazia, visto l'indebolimento delle due grandi rivali in questa guerra del Peloponneso, che è durata per decenni. La Persia ha anche interferito, come sempre ha fatto l'impero persiano in Grecia. Quindi una grande confusione. Filippo di Macedonia, di questo regno invece coeso, unito a nord della Grecia, ha la bella idea: beh, andiamo e conquistiamo la Grecia. Però attenzione, militarmente, solo militarmente, lui, che è una persona molto intelligente, aveva capito che non era possibile. I greci consideravano i macedoni poco più che dei pastori, dei barbari, dei rozzi, e quindi non avrebbe trovato un'opposizione troppo forte. Allora cerca di inserire elementi culturali greci nel mondo della Macedonia, e quindi fa una riforma generale dello Stato e porta anche grandi pensatori, grandi scienziati a Pella, che è la capitale, l'abbiamo sentita nominata nel poema di Pascoli, che è la capitale della Macedonia. Tra questi c'è Aristotele, sì, quell'Aristotele lì, che fa da tutore al figlio di Filippo e ai suoi amici. Il figlio di Filippo è Alessandro Magno. I suoi amici saranno i grandi generali, come appunto che saranno Tolomeo, Efestioni, tutti questi grandissimi, grandissimi nomi che poi dopo creeranno delle grandi dinastie successive. E con loro, Alessandro cercherà di conquistare il mondo, ma vedremo in che modo. Filippo non farà una bella fine, perché c'è un altro personaggio che inseriamo qua nella nostra storia, che è un altro personaggio con cui il povero Alessandro aveva un rapporto, se possibile, ancora più problematico che col padre, cioè la madre Olimpiade. Filippo, e c'entra molto la madre, forse, probabilmente la madre di Alessandro Olimpiade, nella morte di Filippo, il padre di Alessandro. Perché Filippo morirà assassinato, secondo alcuni per degli emissari delle città, per mano di assassini pagati dalle città greche dopo che Filippo le avrà in parte conquistate, sconfitte in battaglia, mandano degli assassini per ucciderlo, per eliminarlo. Secondo altri, e probabilmente la verità è un po' sta nel mezzo, un po' tutte e due, l'assassino è stato favorito da Olimpiade. Perché? Perché Filippo aveva appena divorziato da lei e si era preso un'altra moglie, e con questa moglie aveva avuto un figlio, e questo figlio avrebbe potuto interferire con la successione al trono di Alessandro. Invece Filippo muore, viene poco dopo uccisa anche la nuova moglie di Filippo, Alessandro, e anche il bambino. Alessandro si trova da solo con tutto il regno in mano. Ok, e che cosa fa Alessandro? Oh, tenete conto, Alessandro nasce nel 356 avanti Cristo, no? Qui siamo ben dopo. Ha già avuto delle esperienze in battaglia con il padre, con il padre Filippo, alla battaglia di Cheronea. E vuole continuare il suo progetto. Certo, ci sono le città greche ancora in buona parte da sottomettere, ci sono rivolte da tutte le parti, ma davanti soprattutto a un grande, enorme bersaglio che è l'impero persiano. E Alessandro dice: no, io mi propongo come continuo il progetto di mio padre, continuo l'idea che io sono il liberatore dei greci, sono il grande vendicatore di tutti i malanni, le sciagure che i persiani gli hanno lanciato contro, e quindi si lancia contro l'impero persiano. E qui parte l'epica di Alessandro, che va alla conquista dell'impero persiano, utilizzando però che cosa? L'esercito macedone, che combatteva sulla base di tattiche di formazione di gruppo create dal padre, da Filippo. L'esercito macedone era una macchina da guerra terrificante che si basava su di una cosa semplice, la falange, cioè un monoblocco di uomini che era un'evoluzione della falange greca, della falange oclitica greca che già era in utilizzo. Cioè voi dovete pensare questi monoblocco di uomini che avevano queste, le lance delle picche, anzi lunghissime, le sarisse, picche che andavano dai 3 ai 6 metri, che
usate da solo erano impossibili, erano inutili da utilizzare, ma usate, quindi combattimento singolo, ma usate in formazione, beh, creavano una selva di lance, addirittura così fitta da deviare le frecce. Secondo alcuni, le lance delle file successive alla prima venivano inclinate di modo da deviare, da creare proprio una barriera contro le frecce, mentre invece le file davanti, davanti delle falangi, le prime file, le mettevano in questa posizione, dritte così, e avanzavano in questa maniera. Vi dovete immaginare queste botte di, queste selve di centinaia di punte di lancia, di piccanzi che vi arrivano addosso. Sconfiggevano la cavalleria, la fanteria e tutto quanto. L'unica cosa è che dovevano muoversi in formazione molto serrata, perché se la falange si apriva in un punto veniva circondata, era la fine, perché erano formazioni troppo complicate, troppo rigide per riuscire a muoversi. In più, però, Filippo, e questa soprattutto Alessandro, mantiene una cavalleria molto forte, una grande novità rispetto all'esercito greco. Quindi corpi di cavalleria che, ok, non avevano le staffe e tutto quanto, quindi non erano cavalleria come possiamo pensare a cavalleria in corazza, corazzata medievale, però comunque si ha delle forze di impatto molto grosse. E quindi l'idea era che il nemico si scontrava contro la falange, rimaneva bloccato contro la falange, nel frattempo la cavalleria faceva così e sconfiggeva la cavalleria avversaria, e poi, con un po' come un incudine, un martello, andava a colpire il nemico ai fianchi e sul retro. Questa era la tattica di Alessandro. Alessandro porta avanti questa tattica con diverse variazioni, conquista l'impero persiano, tutta la parte, diciamo, mediterranea dell'impero persiano, ma non si ferma lì. E da lì va avanti e continua ad andare avanti, e di qui appunto il poema di Pascoli, Alexandros, andare avanti, conquista verso conquista, oltre conquista, fino a conquista dopo conquista, fino ad arrivare in India addirittura. Alessandro aveva sconfitto il re di Persia Dario nella grande battaglia, finalmente varie battaglie, Granico, Isso, ma soprattutto alla battaglia di Gaugamela o Gaugamela, ci sono diversi modi, o Arbela, insomma la battaglia di Gaugamela. Arriverà fino in India a sconfiggere il re Oro degli Indi sulle rive del fiume Idaspe, dopo aver attraversato pezzi praticamente propaggini della catena dell'Himalaya, ha fatto veramente un viaggio epico. La cosa particolare di Alessandro, però, è che lui non è che semplicemente si comporta da conquistatore, perché dove va lui, cosa fa? Comincia a fare una cosa particolare, fonda nuove città, perché la sua idea è che è un'idea molto imperiale, non vuole semplicemente espandere il regno di Macedonia. Il regno di Macedonia è solo un pezzo del suo piano. Il suo piano è quello di espandere la cultura greca, ellenica, in tutto il mondo, perché vuole portare la civiltà. E così da conquistatore diventa civilizzatore. E quindi da vendicatore della Grecia, mano a mano lui assume nuovi caratteri, perché dove va lui assume anche i caratteri delle culture che ha incontrato, e anche i nemici sconfitti non li stermina, non li fa prigionieri, non li fa schiavi, li riarruola nel suo stesso esercito, e quindi il suo esercito cambia, evolve nel corso delle campagne, diventa sempre più strano, cosa che gli creerà molti battibecchi, molti problemi anche con i suoi veterani delle guerre contro la Grecia e delle prime guerre contro la Persia, che si troveranno soppiantate da loro stessi ex nemici, e quindi grandi frizioni. Ma lui va avanti e addirittura assume proprio i caratteri da vendicatore della Grecia, diventa una specie di dio re, un'idea molto più orientale, perché mano a mano comincia a divinizzare la sua figura e la sua immagine. È molto affascinante questo suo cammino, questa sua evoluzione dalla Persia fino giù all'India. E appunto Pascoli ce lo immagina alla fine, dopo aver conquistato tutto, qui fermo sulle rive dell'India, dove trova l'oceano, o come i greci lo definivano all'epoca, il fiume Oceano, questo loro pensavano fosse un fiume sterminato, e oltre quello non può più andare.
Alessandro si troverà così alla fine del suo percorso di conquista, dovrà tornare indietro per varie rivolte contro l'esercito che vuole tornare a casa dopo anni e anni e anni di battaglie, e a malincuore ritorna verso Babilonia, verso l'impero che lui stesso ha conquistato, l'ex impero persiano, e morirà molto molto giovane nel 323, a 33 anni. Probabilmente di tifo, secondo alcuni avvelenato, ovviamente non si sa, anche questo non si saprà mai, secondo altri probabilmente molto semplicemente anche a causa delle varie ferite riportate durante la guerra, in particolare una durante l'assedio di Tiro, una freccia che l'aveva trafitto, quindi lui si porterà presso questa ferita per molto tempo. Comunque sia, poi il suo impero, non avendo successori, aveva dei successori diretti, però non era assolutamente in grado, era un ragazzino, quindi non era possibile appunto avere una successione diretta e immediata. Si scateneranno ovviamente le lotte tra i suoi ex generali, che daranno vita a una serie di regni che prenderanno i vari pezzi e poi se li scambieranno tra di loro, dell'ex impero di Alessandro Magno, e costoro verranno definiti i successori. Antigono, Eumenide, Creonte, Tolomeo, che poi alcuni creeranno delle Antiprato, Antiprato, Antipatro, scusate, creeranno delle dinastie. Seleuco, delle dinastie che andranno molto molto avanti nei decenni e anche nei secoli. Più lunga quella dei Tolomei, che arriverà fino a Cleopatra. Cleopatra sarà l'ultima dei Tolomei. Molti pensano che Cleopatra fosse egiziana, sì, nel senso che era nata in Egitto, ma la sua discendenza era greca, anzi macedone, veniva da Tolomeo, che era uno dei generali più fidati di Alessandro. E appunto avrà creato questo mondo nuovo, però questo mondo nuovo ellenico sostanzialmente si distruggerà un po' da sé al suo interno nelle guerre di quelli che saranno chiamati diadochi, cioè i successori di Alessandro, e appunto il suo impero poi cadrà nel nulla, poi arriverà a Roma e quindi la nascita di Roma e poi mano a mano la sua egemonia, che mano a mano prenderà buona parte di questi pezzi di ex impero di Alessandro Magno. Come vedete, è una figura, adesso vi ho fatto questa introduzione, è una figura immensa che ha lasciato un impatto estremo sulla cultura e sull'immaginario collettivo. Nella storia ovviamente sì, perché è il motivo per cui voi vi trovate pezzi di steli di lingua greca praticamente fino all'India, o quasi, perché sono dei pezzetti che Alessandro si è portato appresso. Sulla cultura, perché l'ellenismo poi creerà tutta una serie di movimenti, di conseguenze nell'arte, nella letteratura, nella poesia, nell'architettura, quindi diffonderà ovunque questa cultura greca che, sì, fondamentale, però era sostanzialmente ristretta, almeno geograficamente, proprio la porterà da tutte le parti, ovviamente modificandola, in effetti un po' annacquandola, però comunque sia rendendola veramente accessibile a tutti, quindi questo grande sogno di comunanza, di collettività. E appunto sull'immaginario collettivo, perché è il conquistatore per antonomasia, ma è un conquistatore che non è semplicemente il dominatore, con le sue mille contraddizioni, per carità, però è un conquistatore che crea, che costruisce dove ha conquistato, che appunto non assoggetta, incorpora le popolazioni che ha conquistato. E non a caso abbiamo parlato di Roma prima, che secondo alcuni è l'ultimo dei grandi regni ellenistici, o quantomeno utilizza gli stessi moduli, questa idea di se conquisto una popolazione, se questa popolazione proprio non mi ha combattuto fino alla fine, se non mi ha fatto gravissimi, orribili danni, come fu Cartagine, anche se non mi ha traumatizzato psicologicamente con gente come Annibale, ma semplicemente ci abbiamo combattuto, poi a un certo punto si sono arresi, o anche senza combattere, si sono appunto hanno chiesto la protezione dell'impero romano, o comunque sia dell'imperium romano, quindi della civiltà romana, io li incorpo, diventano una provincia e mi mandano truppe. Mi versano tributi, ma io poi li lascio stare anche con le loro usanze, e anzi tendo anche un pochino a incorporarli.
Quindi questo suo impatto è enorme e ha avuto una serie appunto di opere teatrali, libri, film, non tantissimi, ce n'è uno, e io questo non posso non citarvelo, che è Alexander di Oliver Stone, e qui forse vi stupirò, ma è vero che a me è piaciuto tantissimo, veramente tanto. Allora, Gaugamela ovviamente c'ha quella scena meravigliosa, estrema, bellissima della battaglia, che è una delle più belle scene di battaglia mai realizzate, e perfino quell'altra poi dopo alla fine dell'Idaspe è questa cosa allucinata. Capisco perché questa visione artistica, perché è il momento più allucinato, più assurdo della vita di Alessandro, quando lui stesso ormai ha perso quasi il contatto con la realtà. Nel mezzo tra Gaugamela e tra Gaugamela o Gaugamela, pronunciate come volete, e la battaglia del fiume d'Aspe, c'è tutta questa evoluzione di Alessandro, che per carità sarà anche un film che ha le sue esagerazioni, ma ha una ricostruzione storica pazzesca, bellissima. E a me, devo dire, quest'idea di questa tragedia, di questo rovello, di quest'uomo che vuole andare a conquistare, però per civilizzare anche la follia di quest'idea, e quindi le mille contraddizioni che sono all'interno della scintilla di follia e che sono all'interno, le mille contraddizioni che sono all'interno di questa idea, beh, sono rese in maniera perfetta da quel film. E a me è piaciuto veramente, veramente tanto. Poi, recitazioni esagerate, momenti, scene così, quello che volete, però insomma, secondo me quel film funziona con tutto il suo essere sballato. Però è Oliver Stone, se volete andare a vedervi un film normale, non vi vedete un film di Oliver Stone. Se voi guardate, sapete che non state per guardare un film normale. Come chiedere un film normale a David Lynch, su, dai, diciamoci. Alessandro poi ha ispirato tante altre opere, perfino una serie animata che anche lì aveva un po' una cosa mezza fantascientifica particolare, c'erano dei mezzi pitagorici, quindi c'era tutto, era molto concettuale, però anche lì molto interessante per vedere quanto Alessandro è un momento di rottura, sia di continuazione del mondo classico, del mondo ellenico classico, del mondo greco classico, sia un momento di rottura totale, di evoluzione verso qualcosa di nuovo, quindi sia creazione che distruzione. Se sia più creazione o più distruzione, questo sta a voi capirlo e sta a voi deciderlo in quei giochi, e sono tanti ovviamente, che parlano di Alessandro Magno. Ce ne sono due che subito vi cito, che sono Great Battles of History, il titolo Alexander di questa serie della Great Battles of History, che è la serie per antonomasia del wargame antico, con tanti scenari sia per Alessandro, sia delle battaglie di Alessandro che poi quelle di Adochi, e poi delle battaglie degli eredi dei Diadochi contro Roma. Quindi veramente, e se volete avere un quadro dettagliato e preciso della battaglia antica, usate Great Battles of History e siete a posto. Se lo volete un po' più semplice, come dico io, per i comuni mortali, c'è anche la versione del Simple Great Battles of History, che è molto bella anche quella, che a me piace molto e credo che ci dedicheremo un vlog, anzi sicuramente ci dedicheremo un vlog. Poi anche altri giochi come Ancient Battles Deluxe, quindi giochi sull'antichità, tanti sulle battaglie antichità di Alessandro e Company, ce ne sono veramente tanti. E poi c'è un gioco sui Diadochi, molto particolare, che è Successors, dello scomparso Richard Berger, che adesso stanno facendo una riedizione in Kickstarter, che appunto vi porta nel mondo del dopo Alessandro, e quindi delle lotte tra i suoi successori. Gioco bellissimo, card driven, multiplayer, fatto veramente bene, quindi assolutamente, assolutamente da avere. E appunto tra le lotte tra i successori, quelli che Alessandro chiamava i suoi compagni. Avete sentito un altro termine nel poema di Pascoli che vi ho citato all'inizio, pezzeteri, cioè i pezzeta eroi, cioè i compagni appiedati, la fanteria, perché l'idea di Alessandro era che tutti quanti erano suoi fratelli. Poi aveva la sua ricerca più ristretta dei compagni, gli eroi, cioè veramente letteralmente quasi compagni di classe, cioè appunto tutti quei ragazzini che andavano come lui appresso ad Aristotele, e quelli erano la sua guardia ristretta. Però la sua idea è che tutti coloro che combattevano per lui fino all'ultimo fante erano suoi compagni, suoi fratelli. Dal fante più umile fino alla fanteria di elite, che erano gli spaspisti, quindi poi dopo ci saranno tanti corpi d'elite, gli argiraspidi, cioè gli scudi d'argento, insomma,
veramente l'epopea di Alessandro è infinita e Alessandro che carica con la sua cavalleria, con i suoi compagni, i suoi fratelli intorno, i suoi amici più stretti, non vi ricorda niente. Sì, Re Artù, ovviamente, perché poi questa idea del re con i cavalieri assieme, Re Artù, i paladini di Carlo Magno, vedete che Carlo Magno stesso, il nome, ovviamente con la ripresa di Alessandro Magno, e vedete che appunto questa figura di Alessandro poi ce la portiamo fino ai giorni nostri. Giulio Cesare piangerà, la scena bellissima di Giulio Cesare che piange davanti alla statua di Alessandro perché dice alla sua età lui aveva conquistato già tutto il mondo, io ancora non ho conquistato nulla, ma arriviamo fino a Napoleone che avrà queste idee, un po' anche la campagna d'Egitto, ma poi in generale la sua idea di questa cosa, di questo conquistatore, civilizzatore del mondo. È ovviamente un impatto estremo. Questo impatto in particolare, perché i giochi che vi ho citato finora sono tutti quanti giochi che sono appunto prettamente militari e magari anche un po' diplomatici, quindi proprio sulla parte tattica. Ma questo impatto della civilizzazione ve lo dà il gioco in cui finalmente parliamo di questo gioco in questa introduzione, che è Field Commander Alexander. Field Commander Alexander della DVG ed è un solitario. Solitario molto bello, di questa serie è molto bella perché la serie Field Commander ha come specificità il fatto che si basa, si è incentrata su di una figura di un grande comandante specifico, e ci sono su Rommel, ci sono su Bellissimo, su Napoleone, su Nimitz e appunto su Alessandro Magno, e vi fa rivivere le sue gesta. Nell'ambito di questa serie di solitari che fanno vedere questo comandante che deve fare le varie campagne che storicamente ha realizzato con i nemici gestiti dal sistema, quindi sconfiggerli e ottenere gli obiettivi. All'interno di questa serie c'è questo Field Commander Alexander, che è un po' particolare, perché proprio per mantenere quest'idea della civilizzazione, della conquista che non è solo militare, ma anche politica, diplomatica, economica e culturale, si avvicina un pochino all'Eurogame ed ha una integrazione molto buona tra gli aspetti strategici, civili e tattici militari, perché non soltanto voi dovrete fare battaglie, manovre, passare da una regione all'altra e quindi gestire il vostro esercito, ma anche decidere quando ho preso una provincia cosa faccio, la rado al suolo oppure la governo e quindi ci metto un governatore. Ho entrate minori, però sul momento però più in là mi darà delle tasse maggiori, dei tributi, ci fondo una nuova città e poi vado in un punto e attenzione, ci sono delle profezie e allora voglio costruire il mio personaggio, il mio prestigio, voglio rischiare, beh accetto quella profezia, però attenzione se non riesco a soddisfare quell'obiettivo che mi dà quella profezia, quella condizione particolare, allora il mio prestigio diminuisce. Quindi come vedete è l'evoluzione del personaggio, poi ne parleremo meglio più tardi, però questo già per darvi un'idea. Sono comunque dei solitari, tutta la serie con delle durate molto ben calibrate, anche Alexander è diviso a campagne, a singole campagne, e più o meno riuscite a farvi una campagna a sera, più o meno, da quelle più piccole a quelle più grandi, non c'è nessun problema, in una serata almeno una campagna ve la fate, le potete giocare in maniera staccata oppure una di seguito all'altra. È una serie che è andata avanti per molto tempo, tant'è che c'ha delle versioni di Rommel e Alexander, mi pare, non degli altri. Ci sono delle versioni, diciamo, normali, le prime che sono uscite, poi sono state fatte delle versioni deluxe con delle pedine un pochino migliori, non grandi cambiamenti le regole, però appunto le mappe montate, le pedine fatte un pochino meglio, più plastificate, quindi con semplicemente della componentistica, della grafica più curata. E sono le versioni deluxe. Vabbè, insomma, non è solo un cambiamento estetico, però ecco, se li cercate, cercate di prendere la versione deluxe. E appunto, Alexander, abbiamo detto di questa serie si distingue, ed è anche per questo che ve ne voglio parlare, per essere il più vicino agli Eurogame. Tant'è che un po' tutta l'idea di questa puntata, ve lo dico adesso in chiusura di questo primo episodio, di questi tre, me l'ha data anche una iscritta
al gruppo di Casus Belli con cui abbiamo parlato dei Grandi Solitari e appunto abbiamo parlato di Field Commander Alexander, che io avevo citato anche nel mio La Guerra di Carte 2.0. Poi mi sono reso conto, l'ho citato da tutte le parti, non ci ho mai fatto sopra un vlog. Ho deciso appunto di farci un vlog, appunto citando, parlandone con questa iscritta al gruppo Casus Belli. Perché è un ottimo, fra l'altro, un ottimo titolo di transizione tra il genere appassionati per gli appassionati di Eurogame verso il genere della simulazione storica, appunto perché ha dei momenti che ci ricordano l'uno e poi dopo vira verso l'altro. Quindi è veramente un ottimo titolo bridge, appunto ponte, un ponte. Alessandro sarebbe piaciuta questa idea del ponte tra mondi diversi. Ecco, questo gioco veramente, veramente realizza, vi dà molto questa idea. Ora basta con tutta questa lunga introduzione, però volevo farvi veramente un esposto storico di questo personaggio veramente incredibile e andiamo adesso a parlare più da vicino del gioco Field Commander Alexander.